Ossi di seppia è la prima raccolta poetica di Eugenio Montale, pubblicata nel 1925 dall'editore antifascista Pietro Gobetti. Essa costituisce, come sostiene il critico Pietro Cataldi, una sorta di romanzo di formazione in poesia. Nelle quattro sezioni in cui è divisa l'opera, possiamo individuare le tappe di una maturazione esistenziale e poetica allo stesso tempo. Per quel che riguarda il primo aspetto, la maturazione esistenziale, possiamo dire che Ossi di seppia racconta nei modi propri della poesia il passaggio dal mare alla terra. Mare e terra sono da intendersi ovviamente in chiave simbolica. Il mare può essere interpretato simbolicamente in due modi. Propriamente è un'enorme distesa d'acqua di cui non riusciamo a vedere i confini. Simbolicamente è dunque il luogo dell'indifferenziato e dell'indistinto, cioè di un'identità in formazione qual è quella del bambino o dell'adolescente. Il secondo, il mare, rappresenta la piena armonia con la natura. Su questo aspetto torneremo più avanti. E la terra? Qual è la sua valenza simbolica? La terra, a differenza del mare, è uno spazio determinato. Simbolicamente è dunque lo spazio della responsabilità morale e del sacrificio, del rapporto con gli altri attraverso il quale si costruisce l'individuo. Mentre il mare è il luogo della libertà, la terra è il luogo delle costrizioni, degli obblighi, delle responsabilità della vita adulta. Da questo punto di vista, gli Ossi di seppia raccontano, nella forma di un diario lirico di estati marine, il processo di crescita e di formazione di un giovane, la conquista della maturità, come momento di passaggio doloroso ma inevitabile. Negli Ossi di seppia, come si è detto all'inizio, la maturazione esistenziale va di pari passo con quella poetica. Montale parte dal simbolismo francese e dalla possibilità di una comunione o fusione profonda con la natura, propria della poesia di D'Annunzio e in particolare di Alcione, per attraversare e superare entrambi. In che modo Montale supera il simbolismo e il D'Annunzio di Alcione? Una prima risposta sta nel titolo, Ossi di seppia. L'osso di seppia è un'immagine marina che rinvia espressamente a una poesia dell'Alcione di D'Annunzio. Qui l'osso di seppia galleggia sulle acque, abbandonandosi al flusso delle correnti. Esso rappresenta quindi il simbolo della felicità che coincide con l'armonia piena con la natura, costituita dall'elemento marino. L'osso di seppia di Montale è ben altra cosa, è lo scheletro calcareo, ciò che resta delle seppie dopo la decomposizione, quando vengono depositate sulla spiaggia dalle onde. Quindi è l'osso spiaggiato, espulso dal suo elemento naturale, il mare, e depositato sulla terra un elemento estraneo per una creatura marina. L'osso di seppia esprime dunque la condizione di estraneità e di esilio di chi si sente in un habitat non suo, ma esprime anche ben altro. L'osso è ciò che rimane di una creatura vivente, è l'emblema di una vita seccata o inaridita, priva di vigore e di forza e priva anche di senso. È insomma l'allegoria della condizione esistenziale dell'uomo moderno. Infine, l'osso di seppia rimanda a un'idea ben precisa della forma poetica, dello stile.
è il manifesto simbolico di una poesia che rifiuta il sublime, per soffermarsi su realtà minime, sui detriti che la vita lascia dietro di sé e che in quanto tale si esprime in una forma prosciugata e scarna.